Ciao a tutti amici e amiche di Andrew Channel, benvenuti a un video introduttivo di un titolo che ho nella mia libreria Steam e quindi in questa giornata di domenica, nella mia rubrica domenicale, vi voglio mostrare una ventina di minuti di gioco in Victoria 2, Heart of Darkness. Vi spiegherò di cosa si tratta, è un gioco dei Paradox, è un gioco strategico storico sulla linea di Europa Universalis. E devo essere sincero, prima dell'uscita di Europa Universalis 4, Victoria 2 era il mio gioco preferito, Paradox. Lo giocavo molto di più che Europa Universalis 3 o Europa Universalis 2, per non parlare di Crusader Kings, perché? Perché il gioco praticamente è tutto ambientato nell'età moderna. Ma badate bene, moderna non si intende contemporanea, ma diciamo nella seconda rivoluzione industriale e nell'età vittoriana, dal 1829 fino alla fine della Prima Guerra Mondiale. Si prende la guida di una nazione qualsiasi in tutto il mondo e quali sono gli aspetti su cui ci si focalizza? Ovviamente la cosa che a me ha sempre fatto impazzire di questo gioco è la precisissima, o perlomeno il tentativo di produrre un modello precisissimo di geopolitica e di economia globale e quindi anche di politiche industriali, politiche sociali e tante altre cose interessanti. Ovviamente non si dimentica l'aspetto militare, non si dimentica l'aspetto diplomatico, molto importante. Giochiamo una partita per vedere insieme come possiamo giocare una ventina di minuti insieme per vedere quali che sono gli aspetti di questo titolo. Possiamo iniziare nel 1836 e basta, oppure con lo scenario House Divided del 1861, perché nel 1861 negli Stati Uniti accadde qualcosa che entrò nella storia, ossia la guerra civile, la guerra di secessione degli stati del sud contro gli stati del nord, quindi il CSA contro gli Stati Uniti d'America, Washington contro. Non mi ricordo la capitale degli Stati Uniti del Sud, ma credo che fosse in Texas. Forse, non mi ricordo. Comunque, giocheremo nel 1836. La mappa, come potete vedere, è abbastanza spartana, soprattutto la mappa iniziale. Ci sono numerosi paesi che possiamo scegliere. La Grecia è già diventata indipendente, rimane un impero ottomano un po' in crisi. Un'Italia non ancora formata, quindi potremmo scegliere Sardegna, Piemonte o Regno delle Due Sicilie per unificarla. Un potentissimo impero austro-ungarico, la Prussia già formata e pronta nella lunga cavalcata che la porterà da qui ai prossimi 50 anni a unificare la Germania, e poi altri paesi, la Grande Svezia, United Kingdom, eccetera. Visto che Paradox è svedese e ha sede a Stoccolma, per questo gameplay ho deciso unilateralmente che selezionerò la Svezia per mostrarvi quali che sono le diverse possibilità di questo titolo. Innanzitutto sapete che io amo la mappa politica. Sweden confina soltanto con la Russia. Facendo zoom possiamo vedere le province e possiamo anche vedere un pochino la conformazione geografica dei territori. Ovviamente c'è tutta la catena montuosa norvegese, le foreste e poi la zona diciamo più agricola da Stoccolma verso Malmö. E che cosa possiamo fare in Svezia? Andiamo a vedere, non abbiamo fabbriche. La Svezia è un paese praticamente agricolo, non ci sono fabbriche in nessuna di queste province. Possiamo costruirle? Sì, possiamo. Perché possiamo costruire le fabbriche? Ve ne parlo molto presto. La produzione nazionale più o meno è questa. Abbiamo una produzione di carbone in 2,4 unità che potremmo chiamare, non so, tonnellate al mese, 4 tonnellate e mezzo di ferro, non lo so, forse è un indicatore un po' vago questo 4,5, però ci serve quando poi dovremo vendere nel mercato questi elementi in modo tutto automatico. Il legno sembra essere la risorsa primaria della Svezia, 76,7 tonnellate al mese di legno prodotto, c'è una piccola fetta di beni industriali che sono il vetro, la lavorazione del vetro artigianale. Infatti, vedete che ci sono degli artigiani che lo producono, non sono dei craftsmen, non sono degli operai. E poi c'è una lavorazione artigianale del legno lavorato, che quindi può essere venduto sul mercato a un prezzo maggiore, 22 tonnellate, rispetto a quello che è il mercato dei raw material, delle materie prime. Poi c'è il mercato dei beni di consumo, che è quello che probabilmente fa guadagnare di più i nostri cittadini privati, ma noi tramite le tasse. Ovviamente tutto questo legno lavorato ci permette di produrre carta di ottima qualità e di venderla sul mercato, dopodiché abbiamo una fiorente industria del pesce, grano,
Vino viene prodotto, stranamente, anche a Stoccolma, va bene. Non abbiamo una gran produzione di frutta, quindi non so come il vino. Probabilmente la frutta viene importata da altri paesi e gli artigiani producono il vino. E poi furniture. Purtroppo gioco non è in italiano, ragazzi, si può avere in francese, tedesco o inglese, quindi furniture sono semplicemente il mobilio, come le sedie, come i mobili. E quindi produciamo anche grazie a questa, al legno, anche i mobili. Come vedete è una linea di produzione tutta basata sulla materia prima del legno. Quindi legno, legno lavorato, carta e mobili sul mercato probabilmente pagano abbastanza bene e permettono di fare una buona economia di scala. Dobbiamo essere intelligenti nello svilupparla quando la Svezia si industrializzerà perché batteremo i nostri concorrenti in questo modo. Il budget, terribile. Terribile. Abbiamo la tassazione divisa sui tre stati, ormai la classe sociale è divisa tra poveri, media classe e ricchi, e in ogni classe ci sono diversi, diciamo così, per ogni stato ci sono diversi lavori. I poveri fatti da operai, contadini, lavoratori delle miniere, diciamo manovali, schiavi, no, non abbiamo schiavi perché la Svezia ha abolito la schiavitù, e poi abbiamo soldati di linea. E poi abbiamo la classe media formata di artigiani, burocratici, clero, impiegati e ufficiali, la classe ricca di aristocratici. Non ci sono capitalisti in Svezia. E i capitalisti praticamente arriveranno quando riusciremo ad avere un sistema industriale talmente buono in cui gli artigiani diventeranno a loro volta capitalisti, oppure diventeranno impiegati, insomma, le aziende inizieranno a crescere, si creeranno i primi grandi ricchi e i grandi ricchi diventeranno capitalisti, questo migliorerà gli investimenti all'interno della nostra nazione, però attenzione perché se si schiacciano i poveri con le tasse e si fa di tutto per rendere solo felici i capitalisti, poi in questo gioco ci sono le ideologie. Potremmo vedere all'inizio del XX secolo, nel 1900, l'emergere del marxismo, del socialismo reale, del fascismo, degli ultranazionalismi. E questo è molto interessante perché permette anche di avere un laboratorio politico. È un gioco molto particolare in cui basta veramente un clic sbagliato per buttare all'aria 5 anni di attenta pianificazione. Quindi fare attenzione. Allora, inizialmente abbiamo veramente una brutta situazione economica. E tra l'altro abbiamo qui gli income, parlavo delle tasse, qui le spese. Le spese nazionali vanno nel mantenimento dell'esercito, della marina e delle industrie nazionali, però non credo che abbiamo industrie nazionali, quindi questa è tutta spesa militare di mantenimento praticamente. Spese per l'educazione, queste sono molto importanti, io le porto sempre a 100, perché anche se la spesa è... Wow, siamo passati... Ok, anche se la spesa relativa è molto poca, avere l'educazione al massimo, l'educazione in Svezia nel 1826 è impartita dal clero, migliora poi diciamo così, la qualità degli impiegati e della classe media che avremo nel futuro e quindi anche le nostre industrie ne beneficeranno. Innovare da subito è importantissimo e produce molti punti ricerca. Poi abbiamo un'amministrazione che possiamo tenere bassa, al momento potremmo abbassare le spese militari, ma non i salari dei soldati, quindi abbasserò semplicemente l'approvvigionamento di materie, lo mettiamo all'80%, sia sulla marina sia sull'esercito, perché non sono in guerra con nessuno, quindi per ora va bene così, e alziamo delle tariffe doganali, questo ci sarà molto utile, magari le portiamo al 20%. Le tariffe che cosa sono? Sono i dazi per cui quando uno dei vostri cittadini vorrà comprare un bene dall'estero, questo sarà tassato al 20%. Questo aiuta da un certo punto di vista le nostre tasche, da un altro punto di vista aiuta la nostra industria interna, perché se si pongono dei dazi alle importazioni, i beni prodotti all'estero diventano più costosi e quelli prodotti nazionalmente diventano più convenienti, quindi storicamente l'eterna lotta tra il liberismo del mercato aperto e il protezionismo sono stati tra appunto chi cercava di accrescere la propria industria nazionale oppure chi aveva già un impero industriale all'interno che doveva diciamo così sopravvivere grazie all'export che in quel caso quindi le tariffe servono ben poco, anzi servirebbero degli incentivi per aprire sempre più i mercati esteri, ma non parliamo di queste cose perché questo non c'entra molto col gioco. Imposterò per ora
Le finanze con un deficit di 128 sterline al giorno, perché qui si va a giorni, non a mesi, sul budget, sperando che l'economia parta nei primi minuti di gioco e sperando che si riassesti, altrimenti dovremmo fare dei piccoli debiti. Il debito pubblico non è assolutamente una brutta parola in questo gioco, anzi, qui vedete che la Svezia parte senza debito pubblico, ma possiamo iniziare a maturarlo presto e viene praticamente comprato da altre potenze, viene comprato dai nostri capitalisti più avanti, quindi è uno strumento che si può utilizzare per fare investimento. Tecnologia si divide in cinque filoni: la tecnologia dell'esercito di terra, la tecnologia navale, la tecnologia commerciale, culturale e industriale. Ogni filone di tecnologia ha al suo interno 5 famiglie della stessa categoria. Ad esempio, nell'industria abbiamo l'energia, la meccanizzazione, la metallurgia, le infrastrutture, la chimica ed elettricità. Sulla cultura abbiamo estetica, filosofia, pensiero sociale, pensiero politico, psicologia, eccetera, eccetera. Sull'esercito abbiamo la dottrina dell'esercito, gli armamenti leggeri, quelli pesanti, leadership e scienza militare. E che cosa cambia? Ad esempio, cultura. Perché qualcuno dovrebbe ricercare cultura quando con i fucili si può conquistare il mondo? Perché ci sono dei bonus incredibili. Innanzitutto, essere i primi, ad esempio, a sbloccare determinati filoni culturali come il romanticismo permettono di avere dei boost di prestigio importanti. Il prestigio è una risorsa che, come in Europa Universale di Squadra, è molto importante, sia si può spendere sia sul piano politico interno che sul piano diplomatico. Io inizialmente di solito ricerco l'idealismo appena possibile perché permette di aumentare del 50% i punti ricerca prodotti, è veramente un investimento importantissimo, però l'idealismo si sblocca nel 1840 perché praticamente il gioco cerca di rimanere su un binario prestabilito storico. Hegel non pubblicò idealismo prima del 1840, suppongo, anche se si parla qui di neocantiani, poi ci sono gli hegeliani, i protoesistenzialisti, vedete qui sotto le descrizioni delle varie idee. Allora, quindi per iniziare direi che Experimental Railroad può essere utile. Ricerchiamo quindi i binari sperimentali, questo ci permetterà di costruire la prima linea ferroviaria, magari tra Stoccolma e Malmo, e vedere quali sono i risultati sulla nostra industria. Politica. Il Parlamento è qualcosa di molto molto complesso. Fortunatamente abbiamo un sistema monarchico con il Parlamento, quindi il Parlamento cambierà nel tempo. Il sistema di voto viene dato due voti per Stato, una specie di sistema federale. Vabbè, non è quindi basato sulla popolazione, quindi ogni Stato vota e il vincitore di uno Stato porta due voti per la somma totale, un po' come negli Stati Uniti. Invece si può fare una riforma per avere il voto basato sulla popolazione, si può fare più avanti, bisogna avere abbastanza influenza sul Parlamento per apportare queste riforme. Adesso non ce le abbiamo, però possiamo vedere qual è il nostro sistema di voto. I sindacati sono illegali, i partiti politici hanno ballottaggi non segreti, quindi siamo molto avanti da un punto di vista politico perché inizialmente non ci sono partiti politici in certe nazioni dove c'è ancora una monarchia molto forte oppure un sistema di dittatura. Le riunioni pubbliche sono ammesse, il sistema votale il primo passa i voti, quindi cioè non c'è il doppio turno, e soltanto i proprietari terrieri possono votare. Attenzione, quindi il voto dei ricchi vale il 100%, poveri e classe media non hanno diritto di rappresentanza. Poi ci sono i movimenti, non ne abbiamo, decisioni, ce ne sono tante da poter prendere per ogni nazione. Ovviamente non voglio rilasciare nessuna nazione. La popolazione non l'andiamo ad analizzare perché sennò perderemo troppo tempo. Abbiamo già visto invece il commercio. Questo è il mercato mondiale. Alla fine di ogni giorno i beni prodotti all'interno del paese che non sono stati comprati dalla popolazione vengono venduti sul mercato globale. E i beni che non siamo riusciti a produrre e che la popolazione può permettersi attraverso i risparmi vengono comprati nel mercato globale. Questo in diretta si aggiorna tutti i giorni con la produzione, la domanda e l'offerta di tutte le nazioni del mondo, e la domanda e l'offerta di queste nazioni vanno a calcolare i prezzi delle materie che ci sono. Questo è molto importante perché se voi tenete una popolazione con un po' di risparmi, quindi non la massacrate di tasse
ottenete degli ottimi risultati perché poveri e classe media saranno felici di lavorare per voi e i ricchi avranno dei risparmi che possono utilizzare per fare degli investimenti privati, sempre che la politica lo permetta. Ad esempio, adesso abbiamo i poteri conservativi, il Conservative Apartheid, che è protezionista, però è state capitalism come filosofia economica. Questo vuol dire che le fabbriche e le ferrovie posso, le può costruire soltanto lo Stato. I privati non possono costruirle. Quando avremo in futuro un partito liberista, trade policy, free trade, economic policy, laissez-faire, significa che non potremo utilizzare assolutamente nessun tipo di dazio doganale, perché c'è il laissez-faire, il free trade e il laissez-faire non permettono di interferire. Lo Stato non interferisce nell'economia e la creazione di fabbriche e la loro morte dipendono unicamente dai soldi che si mettono in tasca i capitalisti e un po' anche dalla fortuna, perché a volte fanno degli investimenti talmente scemi come costruire un'acciaieria in un paese che non ha né carbone né ferro o una bellissima fabbrica di mobili di lusso quando non c'è né legno né mobili. E quindi queste fabbriche cosa succede? Muoiono subito e quindi c'è un dispendio incredibile di risorse. Ecco perché in questo gioco è sempre molto meglio partire con nazioni che hanno il capitalismo di Stato e quando l'industria è abbastanza solida si inizia ad aprire il mercato lasciando ai privati un po' più di spazio. I privati iniziano a costruire ferrovie, altre fabbriche, però alla fine del gioco avere un'economia liberista aperta con delle riforme sociali che permettono alla classe povera di non avere problemi è il meglio in assoluto perché si riesce a mantenere un buon equilibrio con un'economia mista, però questo dipende anche dalla volontà del giocatore. È possibile anche prendere un paese come la Cina, che adesso non è assolutamente industrializzato, è anzi un putpurri di potenze, conquistarla, unificarla e poi alla fine industrializzarla e trasformarla nella potenza comunistica che oggi, con il capitalismo di Stato, avendo a disposizione tantissima popolazione, si possono costruire acciaierie gigantesche e diventare leader del mondo. È molto divertente giocare facendo questi esperimenti. La diplomazia non l'abbiamo vista, ma il mondo è diviso in otto grandi potenze e sotto ci sono le potenze secondarie. Le grandi potenze possono assegnare dei punti. Noi non siamo grande potenza, ad esempio, per ora. Possono assegnare dei punti ad altre potenze secondarie, che si chiamano punti di influenza. Quando si guadagna punti di influenza si possono migliorare le relazioni fino a rendere un paese satellite. Cioè, se noi fossimo una grande potenza, potremmo rendere la Danimarca paese satellite della Svezia e in alcuni casi ci sono degli eventi che permettono manovre politiche incredibili, come se con il Piemonte si ha tutta l'influenza sull'Italia, si può unificare l'Italia in via pacifica, stessa cosa con la Prussia, unificare la Germania attraverso delle manovre politiche diplomatiche. Molto interessante. Ho parlato fin troppo, ragazzi. Abbiamo due focus da apportare. Io metterei un focus a Stoccolma a questo punto, in cui potrei incoraggiare la creazione dell'industria del legno a Stoccolma e la creazione dell'industria del legno anche a Malmö, nella speranza che qualcuno faccia qualche fabbrica, anche se col capitalismo di Stato potrebbe essere un po' sciocco. Togliamo la pausa, mettiamo velocità 2. E vediamo cosa succede alle nostre finanze. Guardate come stanno sprofondando. Perché sprofondano? Perché probabilmente abbiamo bisogno di comprare munizioni, cibo in scatola e armi leggere per il nostro esercito e in questi giorni non ne abbiamo e quindi il mercato svedese sta andando tutto a concentrarsi sull'import di questi elementi e presto andremo ad avere dei debiti. Fantastico. Io andrei a migliorare le relazioni con la Russia. Increase relation. Perfetto. E anche con la Prussia potrebbe essere un'idea. Pulitori di camini. Cosa succede? Qui ci viene chiesta una politica. Se facciamo una legislazione che proibisce il lavoro minorile come spazzacamino, la popolazione in Svealand diventerà 40% più in favore delle 14 ore lavorative. Ok. E uno di militancy. Se invece diciamo che il duro lavoro tempererà il carattere dei bambini, tutti i poveri guadagneranno addirittura 3 punti di militancy. Cerchiamo di andare un po' incontro ai poveri, promettiamo di regolare questa cosa. Ok, oserei dire che purtroppo non c'è modo di rientrare dalla nostra situazione di estrema
Estremo problema di bilancio e quindi alziamo le tasse in modo consistente alla classe povera, alziamo le tariffe in modo molto consistente e probabilmente dobbiamo addirittura dimezzare le spese militari. Vedete che adesso il budget sta risalendo, nel giro di pochi mesi secondo me il budget sarà in positivo, sarà in verde. Il problema è che se teniamo questo sistema economico per lunghi anni, affossiamo completamente l'economia interna perché i poveri poi non hanno più soldi e sono incazzati come delle bestie. Quindi dobbiamo inventarci qualche cosa. Intanto stiamo ricercando l'Experimental Railroad, vedete che la ricerca va avanti producendo dei punti ogni mese. Questi punti vengono praticamente generati dalle classi sociali medie colte, sono il clero e la middle class. Non abbiamo per adesso middle class, quindi impiegati specializzati, ma il clero produce 26 punti. No. Non riesco a vedere quanti ne produce, non mi ricordo dove si va a guardare, però ne produce un po'. Inoltre abbiamo dei modificatori dovuti al, diciamo così, alla corporazione che si occupa della ricerca. Corporativi industrialisti, va bene. Quindi questo vuol dire che nella ricerca industriale abbiamo dei vantaggi, ma in quella culturale sicuramente degli svantaggi. Diplomazia, miglioriamo le relazioni con chi si può. Non si può. Ah, non abbiamo punti diplomatici per migliorare le relazioni. I punti diplomatici si guadagnano pian piano in base al tipo di potenza che siamo. Abbiamo 1,7 punti diplomatici al mese, quelli che avevamo li abbiamo spesi in Russia e in Prussia, quindi migliorare le relazioni con i nostri vicini è importante. Intanto sto giocando a velocità molto bassa perché non ricordo, l'ultima partita che ho fatto risale a diversi anni fa, forse 2 o 3 anni fa, quindi non ricordo come iniziare al meglio, probabilmente questa situazione sta producendo uno stallo economico molto importante. Abbasso nuovamente le spese militari fino al 30% e a questo punto alzo le tariffe. Guadagniamo 47 sterline o fiorini, chiamateli come volete. Il problema è che finché non abbiamo una industria che ci supporta l'export, non andiamo da nessuna parte. Attenzione perché adesso vedo che non abbiamo praticamente quasi più una spesa militare che affossa il budget e siamo tornati in verde. Questo mi fa molto piacere. Come vedete in questo gioco bisogna stare attenti non soltanto alle alleanze e all'aspetto militare, ma bisogna tenere sott'occhio il bilancio perché all'inizio è un problema, poi quando le cose partono. Ok, per fortuna abbiamo anche libero l'agitation, quindi i liberali svedesi iniziano ad arrabbiarsi. Fortunatamente la demografia è dalla nostra parte. Abbiamo 1,04 milioni uomini adulti, questo è il manpower, cioè quelli che teoricamente possono essere reclutati e mandati in guerra, e questo cambia di 222 al giorno, 249, vabbè, insomma. La popolazione totale in Svezia è di 4 milioni e 180 mila individui. Interessante. Allora, ragazzi, vedete cosa sta succedendo? Diciamo così, la mia manovra fiscale del 1836 sta dando buoni frutti, stiamo incamerando tantissimo denaro, però ricordatevi che questo è il denaro che stiamo drenando alla popolazione e non siamo pronti per una guerra in caso. Quindi, Stoccolma è la nostra base economica, la nostra capitale. Voglio provare a produrre una fabbrica. Una fabbrica di cemento potrebbe essere fattibile. Però credo che sia più intelligente fare una fabbrica di legno. Ci serviranno 10.000, come si chiamano? Corone, le cose svedesi. 10.000 corone, quindi adesso siamo a 5.000. Io ho due alternative, fare debito pubblico per circa altri 5.000 corone oppure aspettare. Preferisco aspettare perché il debito pubblico costa, si pagano interessi molto molto salati, quindi voglio investire quando ho il denaro e posso permettermelo. Un'altra cosa importante è quando si costruisce poi un'industria, bisogna anche aspettare che diventi operativa, quindi nel frattempo i costi di mantenimento sono alti. Ecco perché quando leggete 10.000 corone fate sempre un più 50%. Io credo che il costo alla finale per costruire una
fabbrica sarà di 15.000 corone, quindi devo fare molta attenzione. Dopodiché sarà molto importante mettere un focus per attrarre dei lavoratori a Stoccolma, quindi adesso abbiamo una popolazione di vediamo un po' dove sono i tipi di popolazione. Gotland è la zona più popolosa, potevo fare a Malmö quindi la fabbrica e non a Stoccolma, anche Svealand però è molto buona. E vediamo, attenzione, proteste dei cartisti, liberali che guadagnano coscienza e militancy, aiuto, aiuto. Vediamo se forse Malmö in Gotland è meglio. La popolazione di Malmö, 92% farmers. Questo vuol dire che possiamo convertirli in lavoratori abbastanza rapidamente. Poi abbiamo 4% di artigiani. Forse potrei produrre la mia prima fabbrica a Malmö. E cultura, dai, ricerchiamo qualcosa che ci aiuti. Reinforcement, no, commercio, efficienza amministrativa. Ah, attenzione, attenzione, qui queste sono buone cose. Market structure, se riusciamo a regolamentare la struttura del mercato, influenza diplomatica più 10%, ma output minerario e delle fattorie più 10%. Non è male, ragazzi, perché questo ci permetterà di avere un più 10% della produzione gratis. E queste tecnologie sono incredibilmente buone. Non ho tolto la pausa? L'ho fatta? Ok. Intanto abbiamo il giornale di novembre. Guerra tra Olanda e Belgio. È scoppiata la guerra. È molto bella come si vedono le notizie. L'Argentina va in guerra. Paura portoghese. Secondo grande risveglio. Democrazia in America. Ricerca sugli ioni è stata completata. Relazioni tra Francia e Russia migliorano. Vedete, praticamente, tra virgolette, la scusa che si tratti di un giornale, voi veramente vedete cosa sta succedendo nel mondo. E a proposito di relazioni con la Russia, continuo a investire il mio capitale diplomatico con i tedeschi e con i russi, perché sono i miei vicini di casa e non ho assolutamente intenzione di trovarmeli in salotto a breve. Forse un'alleanza con i prussiani potrebbe addirittura aiutarmi, anche se i prussiani sono abbastanza belligeranti. Va bene, andiamo a Malmö, ragazzi. Ho deciso che costruirò la fabbrica di legno da queste parti e adesso posso farla build. Come vedete, adesso abbiamo un'impennata negativa. Attenzione, abbiamo delle notizie dal Parlamento, l'Upper House. Le nuove votazioni hanno portato reazionari e conservatori ad alzarsi del 4% rispettivamente, mentre i liberali perdono moltissimo terreno. Sono al 26,6%. Effettivamente, all'inizio del secolo, del XIX secolo, i liberali erano una minoranza incredibile. Tant'è che nel 1848 la grande rivoluzione liberale cercò di portare al potere governi liberali in tutta Europa, ma fu repressa. Infatti, nella lingua italiana esiste ancora il modo di dire fare un 48, fa proprio riferimento a quelle rivoluzioni fallite e all'idea, insomma, di dire gran casino per nulla. Allora, possiamo aspettare che siano gli investitori nazionali a mettere il ferro, il cemento e le parti meccaniche che servono per portare a termine questa fabbrica, che noi abbiamo già iniziato, oppure possiamo farlo noi stessi e costa circa 5.000, 5.400. Quindi cosa vi dicevo quando dicevo aspettatevi di spendere almeno 15.000 corone? E intendevo questo. Bene ragazzi, allora io adesso aspetterei di avere almeno 7.000 corone per poi investire nella fabbrica, portarla a compimento, anzi lo posso fare già adesso, direi. Boom. E in questo modo direi che abbiamo tutte le parti che ci servono. Benissimo, la fabbrica può iniziare a essere costruita. Nel giro di un anno aprirà le porte la prima fabbrica di lavorazione del legno del Gotland, la prima industria svedese. Molto bene. Abbiamo problemi qui di disoccupazione, sembra. Sia in Norrland sia in Gotland ci sono dei craftsmen, degli operai che non hanno lavoro. Perché? Perché non ci sono fabbriche. E questo mi fa molto piacere, però a questo punto io potrei cambiare focus in Gotland e anziché dire
focalizza la wood industry, posso dire incoraggia craftsmen. Questo significa che Malmö potrebbe diventare la meta di migrazioni interne e quindi gli operai che adesso sono nelle altre province, nelle altre regioni, potrebbero migrare a Malmö per iniziare a lavorare nell'industria del legno. Può essere interessante. Adesso che i soldi iniziano ad arrivare, e mi fa molto piacere, aprirò una fabbrica anche a Stoccolma. Se riusciamo a produrre cemento, possiamo sicuramente investire molto meglio nella costruzione di un'industria nazionale, perché il cemento, avete visto, cemento, legno, parti meccaniche sono sempre molto importanti quando si inizia una nuova fabbrica. Se abbiamo delle fabbriche che le producono all'interno dei nostri confini, costano sicuramente meno e è molto più efficiente. Quindi all'inizio bisogna costruire le materie prime, non le materie prime, ma avete capito, le materie base. Guerra tra Brasile e Colombia, paura in Oldenburg. Diamanti artificiali, ok, gli Stati Uniti si espandono, ricerca a Cracovia, ah, miniere meccanizzate. Possiamo fare una decisione? Abbandono la Finlandia? Ah. No, non voglio assolutamente abbandonare la Finlandia. Ah, perdiamo i cuori in Finlandia, forse questo migliorerà le relazioni con i russi, chi lo sa. Dove erano altri uomini? Ah, attenzione ragazzi, guardate che i nostri in Gotland e Svaland ci sono già dei progetti aperti per costruire delle ferrovie. Voglio assolutamente incentivarli. Il denaro ce l'abbiamo, quindi incentivo le ferrovie, assolutamente. E dov'è che avevo altri craftsmen? Vabbè, par di capire che Gotland li sta calamitando tutti, vedete. Quindi non voglio fare altre fabbriche in altre regioni perché potrebbe essere un po' pericoloso. Meglio concentrare l'industria in un paio di regioni molto sviluppate piuttosto che espandere la macchia d'olio in modo inefficiente. Anche perché poi è molto più semplice costruire ferrovie proprio nelle zone industrializzate e collegare le città industrializzate tramite ferrovie, e questo migliora ancora di più l'efficienza. Credo che il budget adesso sia arrivato a un punto molto positivo, al di là del fatto che qui vedo meno 199, ma qui in realtà sta crescendo, quindi è qualcosa di sbagliato. Voglio abbassare le tasse ai poveri al 49%. Tutti arriveranno al 49%, nella speranza che le loro tasche inizino un po' a riempirsi. Anche perché molto presto inizierò ad alzare il budget militare e cercherò di tenere di portare fino a che il budget non sarà in pareggio, quindi tra 0 e 10 corone al giorno, come adesso meno 1 più 1, così un bilancio in pareggio mi fa molto piacere, considerando che ho della tecnologia e dei progetti in corso che dovrebbero garantirmi nuove entrate presto. Portiamo al 40% la spesa militare avanti, lentamente riporto. Anzi, posso permettermi anche di migliorarla, guardate. A volte è interessante vedere come alzando le tasse si guadagni meno che abbassandole. Per chi ha studiato un po' di economia, conosce la curva di Laffer, e in questo gioco, anche se in certi casi veramente non capisco il motivo per cui avvengono alcune cose, è veramente ben fatto da questo punto di vista. Può risultare noioso per chi non è appassionato del genere. Io, che sono appassionato di storia e di economia, veramente, letteralmente impazzisco di fronte a questo titolo. Anche se non ho mai pensato. Ah, ho fatto una cazzata! Non ho mai pensato di portarlo sul canale con una serie intera. Avevo fatto soltanto tre video in cui erano video tutorial, li potete ancora trovare, in cui mostravo come, scegliendo la Prussia, si potesse unificare la Grande Germania nel giro di 20-30 anni, e per Grande Germania si intende dalla Danimarca, tutta la Germania e tutta l'Austria-Ungheria. Diventa tutto impero tedesco, il Secondo Reich. E è una strategia abbastanza difficile, però è fattibile. Serve utilizzare moltissimo la diplomazia e bisogna distruggere completamente l'Austria in guerra, quindi si divide su diversi passaggi, però funziona al 100%, è una cosa molto utile. Sto
Istruttore di mercato presto ce l'abbiamo. Posso magari velocizzare in attesa che arrivino le fabbriche in Gotland? Oh fuck. Devo mandare le truppe perché i liberali iniziano a dare un po' fastidio. E inizio a portare l'80% a questo punto le spese militari, anche se vado un po' in deficit pazienza. Adesso siamo a... Ma in deficit un corno, più 29. Credo che qui il Project Daily Balance sia buggato. Beh, detto proprio brutalmente. Perché qui vedete quanto si guadagna tutti i giorni. Questo è veramente il nostro bilancio, eh? Non ci sono scherzi. È sempre positivo. Quindi addirittura possiamo permetterci di abbassare i dazi. Oh, finalmente siamo arrivati in una situazione di pareggio di bilancio. Ricordatevi che i soldi che non guadagniamo noi li guadagna la nostra popolazione da un punto di vista di risparmi. Come si può vedere, c'era un modo, forse vado su Population, possiamo prendere questi artigiani. Vedete che si possono permettere, eccoli qua, cash reserves. Vediamo subito chi ha più risparmi. Guardate qui, gli artigiani ovviamente, che sono la classe più ricca della Svezia in questo momento. Alcune... Pausa per favore. Alcune classi, ad esempio gli artigiani di Drammen, di Hamar, di Malmö, hanno dei risparmi e questo permette loro di avere il 100% dei life need, 100% degli everyday needs e l'1,1% di luxury addirittura. Essendo classe media, permettersi dei beni di lusso vuol dire che stanno molto bene. Quando stanno molto bene, oltre ad avere la militanza pari, che si abbassa tantissimo perché hanno... Stanno bene, che gli frega. Si trasformano anche in capitalisti. Anzi, ad ogni mese uno tra questi 1868 artigiani diventa un burocrate, quindi va ad arricchire la macchina amministrativa. Quindi è molto importante fare in modo che la popolazione stia bene. Intanto vi dico che abbiamo un punto industriale finalmente, quindi siamo ottavi al mondo sull'industria. E vediamo se posso fare l'idealismo. Ancora no. Industria. La medicina è molto importante, aumenta il supply limit, ma poi permette... alcuni eventi, ad esempio quello delle cliniche che aumentano la percentuale di crescita della popolazione. Farli all'inizio della partita, ovviamente, non devo spiegarvelo, è importantissimo perché questi bonus si capitalizzano da soli nel tempo. Ok, in Gotland la prima fabbrica ha aperto, andiamola a vedere, cioè la vediamo da qui. Vedete che si sta riempiendo per adesso nell'industria del legno, lavorano 2.900 lavoratori e circa 230 impiegati, però come potete vedere la fabbrica è in perdita, è normale all'inizio. I norvegesi vogliono avere la loro bandiera, ma col cazzo. Allora, cliccando su sussidi... Significa che le perdite di questa industria del legno in Gotland vengono coperte dallo Stato, ok? Adesso lo Stato è molto importante perché se non sosteniamo l'industria, l'industria vola con i piedi per aria. Anche perché, immaginate, è la prima industria che emerge in Svezia. Tra l'altro, noto con estremo piacere che qui le railroad sono in costruzione, benissimo. Potrei provare ad investire un po' di soldi anche a Malmo. Ah, addirittura qui no, in Gotland. Perfetto, possiamo fare questo. Expand e... Se ce la faccio con i soldi. Coronazione della Regina Vittoria. Ah, wow. Mi piacerebbe... Eh no, però non abbiamo abbastanza denaro per farlo. Volevo fare una linea che da Malmo arrivasse fino a Stoccolma, passando per questa via, insomma. Ovviamente velocizza la marcia dei militari, ma soprattutto anche l'efficienza dell'approvvigionamento materie prime, bla bla bla. Insomma, è abbastanza importante. Comunque, ragazzi, allora, questo video è andato abbastanza avanti nel tempo. Qui dobbiamo trovare il modo di rendere l'industria del legno efficiente, però... Vediamo quali sono le mappe regionali. Ok.
Ok, in questa regione il legno viene prodotto. No, qui viene prodotto grano, pesce. Legno, ecco qui, Kalmar. Quindi va bene avere un'industria del legno, però pare che. Forse non dovevo farla, ma non lo so. In ogni modo, in un modo o nell'altro troveremo. Qui c'è già la mafia, Malmo. Factory output meno 5% perché c'è crimine. Aiuto. Forse dobbiamo aumentare i punti amministrativi nella lotta al crimine. Non lo so. Ah, siamo tornati in surplus. Cos'è successo? Chi lo sa? Ah, intanto, forse è questa fabbrica in Svealand, a Stoccolma, che per adesso sta impiegando veramente pochissime persone, però era in verde quando è partita. Quindi la produzione e la vendita di cemento sono sicuramente più, come dire, al momento, proficue della produzione di legno lavorato. Tanto i liberali iniziano a guadagnare un po' di strada in questo secondo anno di terzo anno di gioco. Ma ragazzi, adesso con questa situazione svedese, credo di avervi mostrato di cosa si tratta in questo gioco. Intanto la guerra tra Belgio e Olanda è finita con un'Olanda che ha inglobato il Belgio. Buono a sapersi, wow. E, ovviamente un tema che non abbiamo potuto trattare è il colonialismo, la divisione dell'Africa. Ovviamente l'Africa è tutta colonizzabile perché con le giuste tecnologie è possibile creare dei protettorati e diventare un impero coloniale. Vedete, l'India è già quasi tutta britannica, poi nel tempo diventa come effettivamente fu una colonia britannica. Le Filippine sono spagnole, qui c'è l'Olanda, l'isola delle spezie olandesi, come nella mia partita di Europa Universalis, però come storicamente fu, l'Australia britannica. E gli Stati Uniti che si sono già espansi, poi entrando in guerra con il Messico e diventeranno gli Stati Uniti che conosciamo. Oppure no, dipende, perché questo gioco sandbox vi permette di fare veramente tutto quello che volete. L'ultima nota, prima di salutarvi, per farlo partire su Windows 10 ho dovuto utilizzare la compatibilità con Windows 8 e cancellare la cache delle mappe perché avevo un blocco. Durante il caricamento iniziale, dopo il video si bloccava e non potevo giocarci. E quindi andando dentro la cartella di Steam, map, cache e cancellando tutti i file che c'erano, sono riuscito poi a farlo ripartire. Attenzione ragazzi, che siamo la sesta potenza industriale al mondo, grazie al legno e al cemento prodotti. Quindi alla fine questi investimenti forse sono stati un po' a antetempo, però adesso stanno funzionando. Vedete che in Gotland, adesso che siamo quasi a pieno regime, produciamo 9, 10, anzi 14, benissimo, 15. Ragazzi, le fabbriche si stanno riempiendo, probabilmente l'inefficienza era dovuta al fatto che c'erano pochi operai e quindi la produzione era inefficiente, però adesso vedete che in Gotland il nostro legno ci fa guadagnare tantissimo e quindi potremmo iniziare a pensare di potenziare questa industria cliccando su Expand Factory. Lo potrei fare più avanti avendo un po' di soldi in più. Adesso bisogna aspettare la tecnologia e l'efficienza per andare avanti nel tempo e così fino alla fine della Prima Guerra Mondiale. E si possono veramente fare partite pacifiche, tutte improntate all'economia, partite improntate al colonialismo, partite improntate alla superiorità scientifica oppure a quella militare. Questa è Victoria 2, Heart of Darkness, spero vi sia piaciuto. Se supportate questo canale mettete un pollicione in su, noi ci vediamo domenica prossima con un altro titolo della mia libreria Steam. Grazie per essere stati con me, ragazzi.